una città, faccio una citazione, nel senso, le persone vivono nelle case, quindi sicuramente possono essere felici di starci quando ci viaggiano, perché dovrebbero avere altre esigenze. Ci sono anche altre esigenze, ma è fondamentale capire come viaggiare stando a casa è qualcosa di molto importante, che oggi sta crescendo molto. Noi siamo nati nel 2008, come potete vedere nel 2009 eravamo un business fondamentalmente piccolo e fondamentalmente basato negli Stati Uniti. Nel 2015 direi che la storia è cambiata, siamo fondamentalmente basati, abbiamo più del 50% del nostro business in Europa, abbiamo un ufficio qui in Italia da 4 anni e devo dire che il 2012 è stato l'anno della crescita più esponenziale per Airbnb ed è stato l'anno in cui abbiamo aperto gli uffici locali. Questa è testimonianza di quanto Airbnb non sia soltanto un sito, un'app, una piattaforma, ma di quanto sia un'azienda basata poi sul territorio.